Sì, è una bella conquista, è qualcosa che tra l'altro stiamo riscontrando, la gente si aspettava, voleva. Io credo che sia molto importante il trasporto pubblico, rimettere in piedi il trasporto pubblico, dà delle opportunità a diverse persone di poter finalmente fruire, poi tanti orari, quindi è una cosa molto molto bella. Si è pensato di, appunto, di coprire interamente il territorio, molte persone da Casaggiove lavorano a Santa Maria o fanno dei servizi a Santa Maria. A Santa Maria sono ubicate una serie di realtà come il Tribunale ed altre, quindi ci sono avvocati che vanno lì eccetera. E Caserta ovviamente, oltre alla stazione, poi con la stazione ci sarà lo snodo per poter andare all'ospedale, all'ASL, quindi effettivamente copre un territorio, tutta la conurbazione casertana, come la dicevamo una volta, quella che è un po' l'Appia che va da Caserta fino a Santa Maria Capovetere, però la cosa importante è che questi pullman passano all'interno della città. Allora, ovviamente noi vogliamo che ci sia una diffusione massima. Questo primo mese, grazie anche all'accordo che abbiamo avuto con l'azienda, sarà gratuito per tutte le persone di Casaggiove, quindi dai più piccoli agli più anziani. Poi vogliamo fare una serie di campagne promozionali. Il biglietto è il biglietto che, diciamo, quello regionale, quindi ha un costo di 1,10 euro per la corsa, e poi ci sono degli abbonamenti ovviamente abbastanza vantaggiosi. Però l'ottica è che noi vogliamo andare incontro a tutti quelli che hanno una difficoltà economica, quindi chi avesse difficoltà economica avrà attraverso il bilancio comunale la possibilità di avere delle tariffe molto molto agevolate. E in più ci sarà la campagna degli studenti. Gli studenti già oggi hanno gli abbonamenti gratuiti, però potranno fruire di corse che vanno all'interno della città, quindi molto più semplificate come percorsi rispetto a quello che fanno oggi. Tra l'altro il vostro lavoro sarà completo, perché ci diceva in conferenza, parte contemporaneamente anche il progetto Smart City, quindi con la creazione di nuove pensiline e di palline. Abbiamo già intanto messo il wifi quasi in tutti i punti importanti della città, e poi ci sarà finalmente questo discorso di panchine intelligenti, di palline intelligenti, diciamo tutto collegato. E poi abbiamo anche noi due tabloid che stiamo per mettere in due punti della città, dove scorreranno anche le scritte con gli avvisi e le altre cose. Allora, solo a modo di precisazione, Air Campania, è chiaro che c'è ancora bisogno di tempo per abituarci. Air Mobilità fino a un mese fa, da un mese Air Campania, anche perché la società adesso ha una dimensione regionale, visto che è destinata ad essere la società regionale del trasporto su gomma. Per adesso esercitiamo l'attività in provincia di Avellino, Benevento, Caserta, quasi per intero, salvo diciamo, l'agro aversano, che probabilmente ci vedrà protagonisti nelle prossime settimane per via della nota vicenda di CTP, che ha presentato un piano concordatario purtroppo non approvato, e per cui la Regione ha avviato già la procedura di revoca del contratto, per cui finalmente avremo, diciamo, la possibilità, lo dico anche da casertano, di avere un programma di esercizio su tutta quanta la provincia, anche per ottimizzare appunto l'offerta, i servizi e la qualità, che, come dicevo prima in conferenza stampa, passa attraverso due direttrici: il rinnovo del parco mezzi, e siamo anche abbastanza fortunati perché con il PNRR ci sono tante risorse per mezzi green, dall'elettrico al metano all'idrogeno, e per l'innovazione tecnologica, che dovrà tendere a migliorare la qualità del servizio offerto. Adesso il compito a lei di svilupparla a livello regionale. Quanto può essere affascinante, ma allo stesso tempo delicato, questo lavoro che l'attende? Moltissimo, devo dire, insomma, sono stati mesi difficili perché, come dicevo prima, siamo stati, come dire, mese di tra luglio e agosto, ci è stata catapultata addosso quasi 12 milioni di chilometri di esercizio tra provincia di Caserta e provincia di Salerno, con l'assunzione di 470 lavoratori. Abbiamo quindi salvato, insomma, 470 famiglie. Nel frattempo, per il bacino di Avellino e Benevento, luglio e agosto scorso abbiamo fatto 250 assunzioni ex novo. Ne faremo ancora prossimamente, assunzioni ex novo, scorrendo la graduatoria, probabilmente ancora per un buon numero. Devo dire, insomma, una grossa responsabilità, ma insomma, poi ai posteri
l'ardua sentenza se siamo stati bravi o meno a finalmente avere un servizio di trasporto pubblico locale efficiente.